Buonasera, benvenuti a Libro Incontro, seconda puntata di questo nuovo format di Rete Sole a cadenza bimensile, partito lo scorso 24 giugno e lo ricordiamo sempre, realizzato in collaborazione con Diffondilibro, un programma Libro Incontro dedicato al mondo dell'editoria. Vi ricordiamo che questa trasmissione va in onda in contemporanea nel Lazio, dove Rete Sole è visibile sul canale 87 del digitale terrestre in Umbria, dove Rete Sole è visibile sul 13 ed anche in Bassa Toscana, dove per vedere Rete Sole in TV basta sintonizzarsi sul canale 117 del digitale terrestre. Siamo allora pronti per presentarvi anche oggi quattro nuove pubblicazioni. La prima si intitola Radio Etiopia e l'autore è Alessandro Andrei, parmense classe 1978. Qualche rapida informazione su di lui: laureato in conservazione dei beni culturali alla Facoltà di Lettere di Parma con una tesi sulla street art newyorkese degli anni 80. Successivamente ha conseguito un master in design alla IED di Milano. Amante dei viaggi e nutre da sempre una grande passione per la musica, soprattutto la chitarra e la letteratura. Pubblicato nel 2021 per le Flaneur Edizioni, Radio Etiopia è il suo romanzo d'esordio. La storia è quella di Andrea, un uomo sulla quarantina imbrigliato in una routine fatta soprattutto di lavoro e di responsabilità, nel bel mezzo di una fase della sua vita in cui tutto sembra destinato a ripetersi. All'infinito riceve un messaggio inquietante da parte di un amico di vecchia data trasferitosi da tempo proprio in Etiopia. Raggiunto il paese africano, in quel contesto il protagonista si metterà alla ricerca dell'amico ma anche di se stesso. A scandire il tempo, così come i ricordi, sono le canzoni che vengono trasmesse proprio da Radio Etiopia, stazione destinata a divenire una sua fedele compagna di viaggio. Il secondo libro di cui vi parliamo oggi si intitola invece Holidays ed è firmato da Krauss Follner, scrittore fortemente attratto dalla storia, dalla natura e anche dalla fotografia, che è solito dedicarsi alla raccolta di fatti, leggende, immagini che di base ambienta i suoi thriller in luoghi dove ha anche avuto modo di conoscere avvenimenti e usanze. Pubblicato per conto di Castelvecchi, Holidays è una storia corale e narra le vicissitudini di una serie di personaggi componenti della squadra del comandante Caputo coinvolti in un particolare intrigo dove il lettore finirà per conoscere aspetti segreti di una Cina controversa, un libro capace di far riflettere sulle ingiustizie ed anche sulle prepotenze che sono sempre all'ordine del giorno sul nostro pianeta. Arriviamo così al terzo libro in scaletta, il volume in questione è A più tardi di Maria Mazzali, che è una psichiatra e psicanalista che lavora e vive a Parma, persona indubbiamente molto dinamica, collabora con Studio S Architettura al progetto La casa mentale inconscia, coniugando il paradigma classico del bello, buono e vero, con il concetto di salute dell'abitare, ed è anche presidente culturale del Cineclub Armando e Maria Grazia Caroli, dove organizza incontri mensili di cinema e psicanalisi. Inoltre tiene anche dei corsi sulla psicologia dell'aggressività per aziende e studi professionali e poi scrive anche articoli per riviste scientifiche e quotidiani. A più tardi è il suo romanzo d'esordio, pubblicato da Silva Editore. Nel libro tutto ruota attorno al personaggio di Valentina, una donna di circa 40 anni che a un certo punto della sua vita si prende 6 giorni di vacanza per andare a Parigi, tagliando con i suoi impegni professionali per fare anche un bilancio su se stessa e sul particolare momento che sta attraversando. Si trova in una fase in cui deve prendere delle decisioni importanti e per questo motivo ha accettato la sfida che le ha lanciato il suo inconscio. Per sondarsi ricorre quindi all'associazione Libera, quella che lei chiama la scatola nera dei ricordi, e nel corso della permanenza nella capitale francese diventerà in pratica l'analista di se stessa e rifletterà a lungo anche sulla sua relazione con Tancredi, il compagno conosciuto forse troppo tardi.
E passiamo ora al quarto ultimo volume di cui vi parliamo oggi. Si tratta di Il Rider, romanzo di Aldo Lado, scrittore ma anche regista e sceneggiatore veneziano d'adozione che ha vissuto a lungo tra Parigi e Roma e che oggi siete a pochi chilometri a nord della capitale. Ha alle spalle oltre 20 film da lui scritti e diretti, oltre a decine e decine di telefilm realizzati per la Rai. Negli ultimi anni ha intensificato l'attività di scrittura di libri, tra questi ne vanno citati almeno due, ovvero i film che non vedrete mai e L'Hotel delle Cose. Il Rider viene pubblicato da Edizioni Angera Film, marchio da lui stesso fondato. In questo caso si parla di André, che è un ventenne arrivato clandestinamente in Italia dall'Africa e che di professione fa proprio il rider, che consegna cibi a domicilio a Milano. Una sera, proprio al termine di una consegna, un'ombra si infila nel portone da cui è appena uscito e la settimana successiva si scoprirà che il cliente a cui aveva portato la cena, ovvero un mercante di quadri, è stato assassinato più o meno all'ora in cui lui era in quella casa. Nel giro di poco tempo poi il cerchio si stringerà attorno ad André, messo alle spalle al muro, anche perché privo di documenti e costretto quindi a stare alla larga dalla polizia. Senza aggiungere altro su questa storia molto complessa e coinvolgente, allora andiamo a sentire direttamente l'autore, Aldo Lado, per l'appunto, che è in collegamento con noi. Buonasera signor Lado, ben trovato. Buonasera a tutti, eccomi qua a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande. Dunque, nel Rider si racconta la vicenda intricata e sfortunata di André, questo ragazzo proveniente da un altro continente che si guadagna da vivere a Milano consegnando, l'abbiamo detto, cibi a domicilio. Volevo sapere intanto com'è nata l'idea di raccontare una storia simile. Dunque, l'anno scorso, durante il lockdown, eravamo ovviamente prigionieri tutti e io stavo scrivendo un altro libro che poi ho pubblicato successivamente, e vedevo queste città assolutamente vuote, con le macchine ferme, con nessun passante per la strada, perché eravamo tutti prigionieri in casa, unicamente attraversate da questi fantasmi, li chiamavo io, in bicicletta, che andavano a consegnare dei cibi a domicilio. E la maggior parte erano di origine africana. Io nella mia giovinezza ero andato via da Venezia, la città dove vivevo, andando in una città europea famosa che è Parigi, a vivere là, ma all'epoca non c'era l'Europa ed eravamo degli emigrati dall'Italia, emigrati là, che facevano la coda la mattina per avere il permesso di soggiorno. Quindi conosco le difficoltà di chi scappa da un posto per una determinata ragione e le difficoltà che trova e anche come è sfruttato poi se vuol sopravvivere nel posto dove è, perché viene sempre sottopagato inizialmente, eccetera, eccetera. Quindi ero particolarmente sensibile e sono particolarmente sensibile alla condizione di queste persone che ancora oggi per poche euro all'ora stanno 10 ore sotto il sole per raccogliere pomodori o biciclettare nelle città per consegnare delle cose. E quindi mi interessava raccontare la storia di uno di questi per far capire chi sono, perché sono molto invisi dalla massa della popolazione. E allora ho fatto una serie di ricerche e ho trovato parecchie interviste rilasciate da ragazzi fuggiti, in modo particolare dal Centrafrica, ed erano interviste per lo più che ho trovato su giornali spagnoli, perché in Italia non è che ce ne sono molte, e quindi sono riuscito a costruire il passato duro, difficile di André da un punto di vista realistico. Cioè André è effettivamente un condensato di alcuni di questi ragazzi che sono scappati. Ovviamente ne ho fatto un ragazzo sfruttato, cioè lui non ha documenti, è completamente clandestino, irregolare, ha il terrore di essere rinviato nel suo paese,
aspira soltanto a riuscire a passare in Francia, perché in Francia c'è sempre stata una comunità del Centrafrica di esuli fuggiti ai tempi di Boccaccia, che era un famoso dittatore di cui a suo tempo i giornali, la cronaca ne aveva parlato a lungo, e anche la storia purtroppo di quei paesi sofferti e sofferenti, e ambisce soltanto a questo e intanto cerca di sopravvivere. E ne ho fatto un ragazzo in più profondamente legato alla religione cattolica, perché in un lavoro che avevo fatto in Africa ho scoperto delle comunità cattoliche di gente poverissima che veramente si toglieva gli ultimi chicchi di riso dalla tavola per darli a chi aveva più bisogno di loro. Sono comunità che mi hanno emozionato, perché veramente vivono in un modo profondamente civile e umano, cosa che non succede più nelle nostre anche comunità. Anche se poi ho voluto inserire dei personaggi come Laura l'insegnante, che rappresentano quella frangia della nostra popolazione che si dedica al volontariato, che penso che sia una delle cose più encomiabili del nostro paese e che io ammiro profondamente. Cioè, quindi ho cercato di costruire intorno un insieme di cose. Poi ho inserito tutto in un giallo. Perché? Perché intanto volevo mettere André di fronte a maggiori difficoltà, al di là di quelle che aveva normalmente nella sua vita. E in secondo luogo perché era un pretesto per, come dire, tenere legata l'attenzione del lettore sull'insieme di una vicenda e quindi sulla curiosità di scoprire chi è l'assassino, il perché, il per come, eccetera. Ecco, queste sono le ragioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro, e spero che sia sufficientemente, come dire, valido per far riflettere un pochino le persone, ammesso che lo leggano, che vogliono ributtare in mare tutta questa gente, che in realtà sono una grande forza e per il nostro paese, che oggi, privo di una politica demografica importante, sta via via esaurendosi. Già con questa pandemia oltre 130.000 persone più o meno anziane sono mancate, va bene, e quindi è un paese che è sempre più anziano, che sempre più fatica a portare avanti poi anche problematiche comuni sociali come le pensioni, eccetera, e quindi che ha bisogno di nuove energie, di nuove forze di lavoro, che sono poi quelle che hanno dato grande spinta e grande energia ultimamente anche a paesi come la Germania, la Francia, eccetera, l'Inghilterra non poco, va bene, poi l'Inghilterra ha avuto tutto quello che erano le ex colonie, quindi se tu vai a Londra trovi gli indiani, eccetera, eccetera, perché erano tutte persone venute dalle ex colonie dell'impero anglosassone, ma anche gli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America è una grande nazione formata da immigrati e gente che è venuta da tutte le parti del mondo, che hanno formato, cioè l'americano, cioè quello autoctono, l'indiano è confinato in dei ghetti, ecco, cioè quindi la forza di una nazione è data da questo, dalla forza del lavoro, dalle energie di chi le porta e dalla volontà di chi, essendo fuggito da situazioni terribili, che sono situazioni di guerra, che sono situazioni di fame, che sono situazioni di miseria, va bene, ha una speranza di crearsi un'esistenza nuova. Quindi è gente che andrebbe aiutata.
Poi voglio dire anche un'altra cosa. Noi siamo sempre, purtroppo, scusa se faccio un po' politica, ma è il mio modo di essere, cerco di farlo con i miei, con quello che, con i miei film in passato e con i miei libri adesso. Noi siamo un paese dove nel 2021 non riusciamo a dare la nazionalità italiana al bambino figlio di immigrati che nasce qua. Io nel 1960, giovanissimo, me ne ero andato da Venezia per andare a Parigi, dove ho iniziato a fare il cinema. E pochi anni dopo, io mi sono sposato a Parigi, pochi anni dopo ho avuto due figli con la mia fidanzata che era veneziana come me, non è che fosse francese. Un anno dopo io ho ricevuto dal governo francese la proposta io di diventare cittadino francese e i miei figli la comunicazione che essendo nati in Francia avevano diritto alla nazionalità francese, però per loro scelta a 18 anni potevano scegliere tra quella italiana, che era quella d'origine, e quella francese. Poi io da Parigi anni dopo mi sono spostato a Roma e i miei figli hanno fatto la loro scelta della nazionalità italiana a 18 anni. Ma per dire che nel 65-66 io avevo il governo francese considerava i miei figli essendo nati in Francia da un italiano emigrato col permesso di soggiorno e di lavoro, perché poi grazie al cielo lavoravo, però avevano il diritto alla nazionalità francese. Ecco, noi siamo arrivati, parlo di 60 anni fa, a questo punto che ancora non riusciamo a darla la nazionalità italiana a dei ragazzi nati in Italia che non parlano neppure la loro lingua d'origine probabilmente, che parlano invece perfettamente non solo l'italiano ma il dialetto della regione in cui stanno, sono cresciuti e sono totalmente, cioè a volte a Venezia dove vado comunque spesso perché comunque ho i miei legami anche con Venezia, mi viene da ridere quando vedo un ragazzo che è scuro come il carbone che parla un veneziano ad una fluidità meravigliosa, cioè viene quasi da ridere, insomma, ecco, mi sembra l'Otello shakespeariano. Le faccio un altro paio di domande perché poi purtroppo dobbiamo chiudere. La prima è questa qui. Il libro accende anche i riflettori su tanti aspetti oggi molto comuni come il razzismo, il pregiudizio, lo sfruttamento di chi è immigrato e lavora in Italia, ma anche le discriminazioni verso particolari categorie. Si tocca anche il tema del lavoro in nero. Volevo sapere se c'è tra questi un tema che secondo lei emerge più di altri nel romanzo. Diciamo che tra questi temi probabilmente quello dello sfruttamento è quello preponderante. Uno sfruttamento che poi nasce anche dal fatto che nessuno si può rivolgere a un'autorità per essere protetto, soprattutto se sei irregolare e quindi c'hai una condizione, come dire, di semiclandestinità, insomma, ecco, sei un po' un fantasma all'interno di una società e dove diciamo che il rischio burocratico dell'espulsione, eccetera, che poi sottolineo io alla fine del romanzo, perché malgrado i meriti di questo ragazzo, la rigidità della burocrazia e delle istituzioni è tale per cui il giornalista che lo ha un po' aiutato sarà costretto a trovare una soluzione un po' empirica per non farlo ricadere nelle grinfie della società da cui proviene. Ecco, e quindi dargli una speranza di futuro e di avvenire. E, ecco, e quindi penso che questo sia uno degli aspetti. D'altra parte lo sottolineo con l'atteggiamento della persona che per cui lui lavora, pagato, sottopagato, eccetera, eccetera. Anche perché se tu sei in una condizione di grande precarietà, hai difficoltà a fare un lavoro regolare. Ed è quello che succede con il caporalato, che ne approfitta ovviamente di chi
di chi ha una condizione non regolare e quindi si accontenta di quello che trova. Insomma, ecco, questa è la vera piaga anche di tutto un sottobosco di persone, soprattutto perché sono persone che hanno delle esigenze, un'anima, molti hanno una famiglia. Se uno parla, a me capita spesso di interloquire con delle persone, metti su una spiaggia, con quello che fa dei chilometri lungo la spiaggia vendendo delle cose. La maggior parte vengono dall'Africa, però sono persone che in genere lavorano per conto terzi, anche quelli, e cercano di guadagnare quel tanto durante l'estate perché riescono poi a mantenere una famiglia spesso numerosa per tutto l'anno, e la seconda parte dell'anno la passano nel loro paese. Quindi è anche gente che non cerca di sopravvivere. Sappiamo ovviamente della sua lunga esperienza nel campo cinematografico. Se questa storia fosse un film, a quale tipo di lungometraggio assomiglierebbe? A quali film potrebbe far pensare? Di autori diversi o di film che ho fatto io? D'autori diversi che sono stati magari dei suoi punti di riferimento. Ma onestamente non è che c'ho davanti in mente, non ho mai avuto in mente qualche film fatto o visto sullo schermo, forse perché un pochino, mentre da giovane ne vedevo tantissimi di film, poi quando ho cominciato la professione di regista ne vedevo pochi perché ero sempre impegnato con i miei, hai capito, a scrivere i soggetti per i film. Ma no, invece c'ha una grande attinenza ovviamente con quello che è stato poi uno dei motori di diversi miei film, ed era affrontare attraverso o il giallo o il thriller o comunque anche la commedia aspetti della nostra società, e quindi in qualche modo mettere in luce determinate storture della nostra società. E quindi questa è stata una tematica che mi ha sorretto durante la scrittura e la realizzazione di molti dei miei film, di cui appunto alcuni sono diventati anche dei film culto conosciuti in tutto il mondo. E oggi che avendo superato gli 80 anni ho deciso che da grande faccio lo scrittore, mi applico ovviamente in queste direzioni, cioè le mie tematiche rimangono sempre, cioè non scrivo un giallo per scrivere un giallo, scrivo un libro su una tematica raccontando un giallo, però ecco, cioè questo è un po' il mio modo di pensare. Ma dire di avere un film davanti agli occhi, non direi di no. Chiarissimo. Signor Lado, noi purtroppo dobbiamo chiudere perché siamo proprio in chiusura. Io a questo punto la ringrazio tanto per questa bella chiacchierata, per essere stato in collegamento con noi, e detto questo le auguro buon lavoro. La ringrazio e ringrazio tutti gli spettatori, e se volete il Rider lo trovate su infoedizioniangerafilm.it. Grazie, arrivederci. Ringraziamo nuovamente Aldo Lado, vi ricordiamo il titolo del suo ultimo libro, Il Rider, pubblicato da Anghera Edizioni Anghera Film. E ringraziamo anche tutti voi che ci avete seguito, che avete seguito questo nuovo appuntamento di Libro Incontro. Vi diamo appuntamento alle prossime puntate. Vi ricordiamo che questa trasmissione va in onda ogni due giovedì del mese, quindi la cadenza è bimensile. E detto questo, vi ricordiamo anche i riferimenti
per quanto riguarda Rete Sole, i nostri contatti. Per scriverci potete scriverci alla mail tg@retesole.it e poi vi ricordiamo anche che Rete Sole è sui social, siamo su Facebook, su Twitter e su Instagram, su Facebook con un doppio account, Rete Sole Lazio e Rete Sole Umbria, poi siamo su Twitter, l'account è Rete Sole TV, scritto tutto minuscolo, tutto attaccato, così come per Instagram. L'invito è di seguirci anche attraverso i social per essere aggiornati rispetto a tutte le attività della nostra emittente, alle varie produzioni che vanno in onda. Detto questo, ancora una volta grazie a tutti voi che ci avete seguito e appuntamento alla prossima puntata di Libro Incontro. Arrivederci.